Capitan Ventosa, mi stima e mi incoraggio oggi qua a Londra per trovare Marco Camisani Calzolari, ma non so dov'è, chiederò a lui. Sta in guardia, eh. Scusi, Marco Camisani Calzolari? Adesso rispondo. Non risponde. Però scusa, anche in Inghilterra, domande is legit, risponde is cortesy. Ma quello lì non è cortesy. È di tutto così e siamo a cavallo. Scusami, Marco Camisani Calzolari, do you know? Marco Camisani e anche Calzolari internet, gran 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 gran, non sa la Thatcher, niente. Ma dov'è? Ma dov'è? Ma where is, come parlo inglese? Qui! Oh, ecco qui. Ventosa, Ventosi! I am afraid, ho paura delle magagne! Dove ha paura? Aiutami! A Londra fa freddo. A proposito di magagne, ho visto circolare adesso questo messaggio che fa parte di una categoria di messaggi di chi purtroppo chiede aiuto per bambini magari in difficoltà, ma non sono vere. E dove circola? Ce n'è una che circola su WhatsApp, per esempio, okay. Che dice: ragazzi, buonasera a tutti. Sì? Allora, questa bimba è cieca e il proprietario di WhatsApp l'ha presa in carico per fare l'operazione di cui ha bisogno a spese sue. Certo. Che costa circa 200.000 euro. Dicendo che non chiede soldi a nessuno, chiede solo che questo messaggio venga girato ad altri e che lui dà 50 centesimi ad ognuno, ad ogni messaggio. So dov'è la magagna. Oh, bravo. Ma secondo te, secondo me, secondo i nostri amici a casa, Mark Zuckerberg fa una sorta di promozione in questa maniera? Bravo, sempre più bravo. Grazie. Sempre più pronto. Inoltre sarebbe davvero complesso andare a guardare tra i miliardi di messaggi quelli che vengono veramente mandati per questo caso inesistente. Caro il mio Ventura, domanda, come facciamo a riconoscerle? Oh, bravo. Allora, di solito sono un po' improbabili, come in questo caso. Certo. E hanno una caratteristica che si ripete spesso. Ah, okay. Quella di contenere un mucchio di errori grammaticali. Ah, lei non le farebbe mai, ad esempio. Ma no, ma se io avrei voluto farlo, dovessi scrivere il WhatsApp, forse li faccio. Forse quindi non faccia circolare buffet, ma lei è uno di quelli buoni. Ma una domanda, una question che tutti si chiedono: che cosa ci guadagnano questi tizi a far circolare queste notizie? Non guadagnano nulla, un po' di notorietà, il piacere di vedere circolare la propria invenzione. Ma di solito non portano a casa un granché quelli delle bufale. Ma è una roba tristissima, sì, solo per essere triste, in vista in questa triste maniera. Pensa che sono tante, tantissime quelle che vengono generate ogni giorno, sì. E poi solo alcune diventano famose, solo alcune circolano. Buah. Bisogna sempre ricordarsi che di là il mondo non è solo virtuale, no, ma è anche molto reale. E quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio. Vi stimo e vi incoraggio a fare molta, 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 sempre moltissima attenzione. Allora io dessi la linea allo studio.